Raga, io non riesco a capire come questo capitolo qui sia stato trasformato semplicemente in Bran che apre gli occhi. Cioè, io sono indignata a questo punto. Questo qui non è solo un errore, cioè questa cosa è terribile. Salve a tutti e bentornati su A Game of Talks. Io sono Giorgia e questo è il canale interamente dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin, saga dalla quale è stata tratta la purtroppo ben più nota serie Il Trono di Spade, ma dalla quale è stata anche tratta la bellissima House of the Dragon, quindi ci sono dei svolti positivi. Perché nasce questo canale? Mi potrebbe essere chiesto. Già conosciamo la storia di Westeros, mi potreste dire. No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi qui con me mentre vi racconto le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Bentornati ragazzi, bentornati. Oggi leggeremo uno dei miei capitoli preferiti, probabilmente il mio preferito nell'intero libro. Come sapete tutti, ma se non mi conoscete, lo scoprite adesso, Bran è il mio personaggio preferito in assoluto dell'intera saga. E purtroppo Bran è uno di quei personaggi che all'interno della serie è stato cambiato dall'inizio. Nonostante adoro il modo in cui Isaac Hempstead Wright recita in Bran, perché per me lui è bravissimo a farlo, cioè ha colto delle sfumature che dalla sceneggiatura non si colgono, quindi lui a me piace tantissimo. Il problema però è che Bran è stato cambiato, o almeno le strutture base di Bran sono state cambiate dall'inizio. Bran ha due punti fondamentali, che sono essere colui che riporterà l'estate eterna ed essere il legittimo erede al trono del Nord, quindi Lord del Nord o Re del Nord, che dir si voglia. Lui è il legittimo erede di Ned e di Robb. Questo capitolo qui che vediamo oggi andrà proprio a spiegare il primo di questi due temi che riguardano Bran, ossia che Bran è colui che dovrà riportare l'estate eterna. È un capitolo molto bello, è un capitolo che però all'interno della saga è stato cambiato e dir poco, cioè è proprio stato eliminato. Quindi mettetevi comodi che cominciamo subito. Il capitolo si apre con Bran che ci dice che sta cadendo e gli sembra che sta cadendo tipo da anni. Quindi ci rendiamo subito conto che Bran è ancora nel suo stato comatoso. Quindi lui sta cadendo e sente questo sussurro nel buio che gli dice vola. Ma Bran ovviamente dice però lui non sapeva come volare, in quel momento poteva solo cadere. E si ricorda in questo momento qui del del fantoccio di Creta, quello lì che abbiamo visto nel capitolo, questo qui quando lui cade, in cui appunto ci aveva raccontato che Maester Luin aveva preso questo fantoccio di Creta e l'aveva buttato giù da una torre per far vedere a Bran cosa sarebbe successo se tante volte fosse caduto. Era uno dei tanti tentativi per cui sia Maestro Luin che Catelyn cercavano di di fermare Bran dall'arrampicarsi ovunque. E Bran dice si ricordava quando questo omino di Creta si era rotto al suolo. E però lui dice mentre sta cadendo "But I never fall," he said falling. Allora, questa frase qui è molto molto importante per Bran. Già ne ho parlato. Sì, ne ho già parlato, lo sempre quello in cui Bran cade. Questa è una frase mantra di Bran, una frase che purtroppo nella serie non abbiamo visto. Ed è un errore mortale proprio perché questa frase qui, io non cado, si vede molto la personalità che ha Bran. E Bran di personalità ne ha tanta. Cioè è un bambino che è molto testardo e soprattutto è anche molto orgoglioso. E non è che si sbaglia, perché lui effettivamente non è mai caduto, lui è stato buttato di sotto. Quindi in realtà ci fa vedere proprio la tempra di questo ragazzino, che è un tema che tornerà molto spesso comunque in questo libro, ma si ritrova anche negli altri libri, quando si parla di Bran. Allora ci dice che "He could feel how fast he was falling, and he knew what was waiting for him down there. Even in dreams, you could not fall forever. He must wake up in the instant before he hit the ground, he knew. You always wake up in the instant before you hit the ground." Qui un'altra cosa interessante che vediamo nella psiche di Bran è che in realtà Bran è un personaggio abbastanza razionale e vediamo anche in questo momento qui in cui lui sta cadendo nel vuoto, che appunto dice "Io sto sognando sicuro", quindi lui mette già questo nella picture, lui già pensa questo, dice "Io sto sognando" e dice "Lo so che cosa mi aspetta nel momento in cui io arriverò al terreno, cioè che mi sveglio", perché come dice lui
nei sogni non puoi cadere per sempre e di solito quando tu cadi ti svegli, infatti è fisiologico, è vero, ogni volta quando, non so se vi è mai capitato, quando sognate di cadere, tipo per le scale, avete la sensazione di cadere, ma nel momento in cui colpite il pavimento, di solito vi svegliate. Non so perché, ci dovrebbe essere una spiegazione scientifica a questa cosa qui, però c'è, cioè, come non si muore nei sogni, è la stessa cosa. E però, mentre lui sta pensando questa cosa, c'è una voce che gli dice: "And if you don't, the voice asked." E se invece non ti svegli, gli dice questa voce. E lui, in quel momento lì, ovviamente, cioè, ci pensa, perché in che senso non mi sveglio, cioè che vuol dire? E guarda giù e vede che questo pavimento, insomma questo ground, non è un pavimento, è proprio la terra, insomma, perché è come se sta cadendo all'esterno, si sta avvicinando sempre di più. Anche se si sta avvicinando però non è che è vicino, perché lui sta cadendo da un punto tipo altissimo, infatti dice che è circondato dalla darkness, dall'oscurità. "It was cold here in the dark. There was no sun, no stars, only the ground below coming up to smash him. And the grey mist and the whispering voice. He wanted to cry. Not cry, fly." Quindi dice appunto che era in questo posto altissimo, quindi era in questo posto pieno di oscurità, dove non c'era né il sole, non c'erano le stelle, non c'era la luna. C'era soltanto questo pavimento che comunque inesorabilmente, anche se era lontano, era sempre più vicino. E al che lui, ovviamente sentendo pure questa voce che gli dice: "Sei sicuro che ti svegli quando colpisci per terra?", ovviamente si spaventa e dice: aveva voglia di piangere. E questa voce gli dice: "Not cry, fly." "I can't fly," Bran said. "I can't, I can't. How do you know? Have you ever tried?" Ok, quindi questa voce gli dice: "No, non devi piangere, devi volare." E lui: "Ma io non so volare, cioè non lo so fare." E questa voce gli dice: "E come fai a saperlo se non hai mai provato?" E Bran, in questo momento qui, lui si guarda intorno perché non riesce a capire questa voce da dove sta venendo. Quindi si guarda intorno e vede un corvo che sta praticamente lo sta seguendo nella caduta. E a quel punto Bran ovviamente lo vede e dice: "Cacchio, aiutami!" E il corvo risponde: "I'm trying," the crow replied. "Say, got any corn?" Allora, gli dice: "Sto cercando di aiutare, ma dimmi, hai del grano?" Allora, questa frase qui io vi voglio porre l'attenzione perché sappiamo dall'ultimo capitolo di Bran che lui usava andare alla Torre Spezzata e dare il grano ai corvi. Quindi, a prima lettura, quando ancora non abbiamo tutto il resto del libro, la prima cosa che ci viene in mente è il fatto che probabilmente lui sta sognando uno di questi corvi a cui andava a dare il cibo, allora adesso gli chiede il cibo che lui di solito gli portava. Ma c'è invece un altro corvo che è molto strano e io non vedo l'ora di rileggere tutte le parti in cui c'è questo corvo qui, che è il corvo di Mormont, che sta da John, che questo corvo usa dire molto spesso: "Grano, grano, grano." Questo corvo è molto strano e il fatto che chieda corn, corn, corn mi fa molto pensare al fatto che appunto il corn, il grano, ecco quello di cui si ciba il corvo. Ora, quello che io sospetto, ve lo butto qui, è che Bloodraven, che è appunto il corvo con tre occhi, sia un necromante. Infatti si sa che la dark magic, quella usata dai Valiriani, una tra le tante, c'è appunto la blood magic, c'è la magia quella delle ombre, ma c'è anche la necromanzia. E io sospetto che Bloodraven sia un necromante. Questo corvo nel dire corn, 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 è come se cerca cibo, probabilmente per impossessarsi di corpi, come quasi fosse cibo. Mi ricollego a questa cosa dopo, perché alla fine del capitolo ci sarà una cosa interessante su cui poi vi parlerò appunto su Bloodraven. A questo punto Bran, questo corvo gli chiede il grano, Bran si mette una mano in tasca e tira fuori effettivamente del grano. E questo corvo si mette sulla sua mano a mangiare questo grano che gli stava dando. Allora Bran gli chiede: "Are you really a crow? Are you really falling?" The crow asked back. Sto crow è un po' troppo smartass per quanto mi riguarda. "It's just a dream," Bran said. "It is?" asked the crow. "I'll wake up when I hit the ground," Bran told the bird. "You'll die when you hit the ground." Quindi Bran, mentre questo corvo sta mangiando, dice: "Ma sei veramente un corvo?" E questo corvo fa: "Stai veramente cadendo?" E Bran fa: "Solo un sogno." E questo corvo gli dice: "Ah sì?
E lui, sì, e mi sveglierò appena colpirò il terreno. Ma questo corvo gli dice: tu morirai appena colpisci il terreno. A questo punto, Bran, ovviamente, quando lui gli dice questa cosa, si spaventa, quindi guarda giù e vedendo che il pavimento è sempre più vicino, infatti, tipo, comincia a vedere le foreste che si delineano. E giustamente, poverino, gli prende paura, quindi urla e comincia a piangere. That would do any good, the crow said. I told you, the answer is flying, not crying. How hard can it be? I'm doing it. The crow looked at the air and flapped around Bran's hand. You have wings, Bran pointed out. Maybe you do too. Il corvo a questo punto gli dice: guarda che piangere non ti aiuterà a niente. Te l'ho detto, la risposta è volare, non piangere, ma perché non voli è semplice, guarda, io già lo faccio. E Bran allora gli risponde: grazie al cazzo, tu c'hai le ali, ovvio che voli. E lui gli risponde: forse ce l'hai anche tu. Allora subito, poverino, lui si guarda sulla schiena per vedere se ha le ali, ma questo corvo gli risponde: no, 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 sono un diverso tipo di ali, cioè non sono ali vere. E Bran allora, mentre si guarda, qui è molto interessante perché quando si guarda giù il fisico, lui nota che è molto molto più magro e dice infatti come se la pelle sia proprio solo intorno alle ossa, cosa che abbiamo visto negli altri capitoli precedenti, tipo questo di Catelyn che abbiamo visto ultimamente, quanto Bran sia dimagrito in questo periodo, perché Bran praticamente è in stato comatoso penso da un mese a questo punto, se non di più. L'unica cosa che può ingerire è acqua e miele con delle erbe, e quindi lui si è dimagrito tantissimo in questa condizione in cui sta. E questo dettaglio qui ci fa capire che non è un sogno che lui sta facendo da che ha dormito, è un sogno presente, perché lui è come se si vede adesso com'è ora. Quindi appunto qui ci fa capire che è un po' una condizione un po' strana, perché lui effettivamente si sta vedendo in un modo in cui normalmente non si è mai visto. Quindi qui già ci fa capire che non è un sogno, cioè a noi lettori fa capire che non è un sogno, cioè c'è qualcosa di più ancora. E mentre cade, a un certo punto vede tipo una luce dorata che dice The things I do for love. Quindi le cose che faccio per amore, quello è ovviamente Jamie. Ricordiamo che Jamie l'ha detta proprio prima di buttare Bran giù dalla finestra. Bran, quando sente questa cosa, automaticamente urla. Ma il corvo che cosa fa? Gli dice: no, 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 non andare lì, non pensare a questa cosa qui non ti serve, al momento non ti serve, chiudi la via, non ci pensare più, non ti serve. E questa luce infatti poi sparisce, che è infatti una parte interessante perché vedremo che Bran non ricorda quando si sveglia che cosa gli è successo effettivamente. E quindi è come se questo sogno gli abbia bloccato questo ricordo. A questo punto Bran guarda il corvo e gli dice: ma che mi stai facendo? Cioè che stiamo facendo? E sto corvo gli dice: ti sto insegnando a volare. I can't fly. You're flying right now. I'm falling. Every flight begins with a fall, the crow said. Look down. I'm afraid. Look down! Bran looked down and he felt his inside turn to water. The whole ground was spread out below him, a tapestry of white and brown and green. Allora, quindi, quando questo corvo gli dice: ti sto insegnando a volare, Bran gli risponde: ma io non so volare, come te lo devo dire? Il corvo gli dice: ma stai volando adesso? E lui: no, no, sto cadendo. E il corvo risponde: tutti i voli, è brutta in italiano, perché sarebbe tutte le volate cominciano con una caduta. Quindi, nel senso, il punto è, perché sicuramente l'ho tradotto male, il punto è che per volare devi per forza cadere all'inizio. Infatti, per esempio, anche gli uccelli, quando devono volare la prima volta, vengono proprio buttati giù dai nidi, così loro riescono a volare, cioè non è che saltano e volano, devono proprio lasciarsi cadere. Bran a questo punto ha paura, ma sto corvo gli urla: guarda giù! Che dico: allora, con calma, poverino, ha 8 anni, al mio Brannuccio tu lo tratti bene, capito? E quando lo fa, finalmente, Bran vede che tutto il mondo è praticamente disteso sotto di lui, quindi vede tipo il bianco delle montagne, vede il verde delle foreste e dice che da dove sta lui ora può vedere effettivamente tutto quello che succede. Poteva vedere tutto il reame e tutti quelli che c'erano dentro. E qui c'è una parte molto interessante per quanto riguarda spoiler all'interno del libro o spoiler anche
più avanti in tutti i libri. Il primo posto dove va Bran è a Winterfell, quindi a Grande Inverno, dove vede Maestro Luin che sta praticamente guardando il cielo con un telescopio e che sta annotando quello che vede, insomma, su questa pergamena. Dopodiché vede anche Rob, lo vede più alto, più forte, che si sta allenando con la spada e questa spada però non è di legno, ma è di acciaio. E anche questo appunto ci dà sempre l'indizio che Bran sta vedendo ora come sono le cose, perché ricordiamo che appunto Rob ha fatto molti cambiamenti da quando il suo padre ha lasciato Grande Inverno, e appunto anche il dettaglio della spada, perché gli Stark non venivano mai allenati con spade di acciaio, ma solo di legno. E invece abbiamo visto nell'ultimo capitolo di Catelyn che Rob adesso ha una spada d'acciaio, quindi sempre per farci capire che lui sta vedendo le cose come sono adesso in questo momento. Dopodiché ha visto anche Hodor che stava portando delle cose per il fabbro Micken. E poi vede il Godswood, quindi il parco degli dèi, dove vede l'Art Tree, l'albero diga, mi pare in italiano l'hanno chiamato, i cui occhi si riflettono nella pozzanghera che sta lì davanti. E quando Bran l'ha guardato, praticamente questo albero, gli occhi di questo albero, da guardare l'acqua, si sono alzati per guardare proprio Bran. Questo secondo me appunto ci fa capire il punto che dentro all'albero c'è qualcuno, cioè nel senso tutte queste volte in cui si sente il fatto che dici i personaggi si sentono osservati, qualcuno osserva, anche Catelyn nel suo primo capitolo diceva camminava nel Godswood e si sentiva osservata, nel prologo abbiamo Will che si sente osservato. Questo pezzo qui secondo me è un piccolo indizio che ci fa capire che dentro all'albero effettivamente c'è qualcuno che osserva. Da questo punto ci spostiamo dal nord e andiamo verso est, dove c'è una nave che sta salpando, cioè che sta una nave che viaggia in acqua, e dove dentro su questa nave c'è la madre di Bran, quindi Catelyn, che è seduta da sola nella sua cabina, e sul tavolo vicino a lei c'è questo pugnale sporco di sangue. E poi vede Ser Roderick che è sul ponte della nave, che non si sente tanto bene perché si è appunto un po' riverso sul parapetto, è un po' come se non si tiene molto sulle sue gambe, ma la cosa importante è che si stanno dirigendo verso una tempesta che però Bran ci dice sembra che loro non vedano. Questo anche è molto interessante perché appunto sappiamo che Catelyn ha lasciato Grande Inverno per andare verso sud, cercare di anticipare l'arrivo di Ned e cercare di indagare su questo pugnale. E appunto di fronte a loro c'è questa tempesta che però loro non vedono perché effettivamente è una tempesta futura. È una tempesta probabilmente di tutti gli eventi che poi si andranno a scatenare, se non in questo libro, da questo libro in poi. Dopodiché ci spostiamo a sud. E a sud lui vola sopra il tridente dove vede suo padre che sta parlando con il re, come se gli sta chiedendo appunto, lo sta pregando di qualcosa, e dice che la sua faccia, il suo volto è praticamente coperto dal dolore. Poi ha detto che vede Sansa, che sta, praticamente sta sdraiata nel letto e sta piangendo, e invece vede Arya che guarda in silenzio la sorella e che si tiene tutti i suoi segreti dentro di lei. Qui arriva una parte interessante che penso non sia inerente a questo libro qui, ma sia inerente a cose future. Infatti ve la vado a leggere. There were shadows all around them. One shadow was dark as ash, with the terrible face of a hound. Another was armored like the sun, golden and beautiful. Over them both loomed a giant in armor made of stone. But when he opened his visor, there was nothing inside but darkness and thick black blood. Allora, quindi ci dice che dietro Arya e Sansa, quindi in questa scena ci sono Arya e Sansa, e dietro ci sono tre figure. Una è quella di una figura grigia, grigio scuro, che è praticamente la faccia di un mastino. La seconda invece è brillante, bellissima e dorata come il sole. E su tutti loro sta praticamente incombendo una figura più alta, che è praticamente una figura alta come se fosse un gigante che indossa un'armatura, fatto di pietra. E quando apre la sua visiera, però, non c'era niente dentro, c'era solo oscurità e sangue, sangue nero. Allora, mi voglio un attimo fermare su queste figure qui. Figure qui, questa è la mia teoria. Allora, ovviamente non c'è niente da dire, la figura
grigio scuro ovviamente è Sandor, e la figura dorata invece è sicuramente Jamie. Infatti in uno abbiamo proprio mi viene in inglese l'unmistakable, cioè proprio il tratto distintivo di Sandor, che è l'elmo a forma di mastino, nonché che lui viene chiamato il mastino, e invece abbiamo Jamie, che lui viene descritto come dorato e bello, quindi queste due figure sono sicuramente loro due. Cosa penso io? Che queste due figure siano una inerente a Sansa, l'altra inerente a Arya. La cosa importante che accomuna queste due figure, secondo me, è che saranno le persone che riaccompagneranno le ragazze Stark a Grande Inverno. Infatti, appunto, io penso che Sandor riporterà Sansa a casa, nel senso non che è lui che la salva e la porta, ma nel senso che lui sarà insieme a lei, proprio con forse lo scopo anche di proteggerla. E stessa cosa abbiamo Jamie, perché Jamie, infatti, scopriremo che ha fatto una promessa a Catelyn, cioè di riportare le sue figlie a Grande Inverno. Sicuramente non ci riuscirà con Sansa, ma sono molto sicura che ci riuscirà con Arya. Probabilmente si rincontreranno nelle Terre dei Fiumi e da lì lui la riaccompagnerà insieme a tutte le persone che viaggeranno insieme a loro a Grande Inverno, probabilmente anche giurandole comunque di difenderla se dovesse succedere qualcosa. Chi è invece la figura quella dietro, quella gigante? Allora, mia teoria è che la figura dietro è una figura che è rappresentata nello stesso modo, ma indica due persone diverse che avranno a che fare, una con Arya e una con Sansa. Allora, dalla descrizione sappiamo che una figura gigantesca, vestita di nero, che non ha una testa dentro, ma appunto c'è solo darkness, sappiamo nel quinto libro essere, come si chiama lì, Gregor Clegane, riportato in vita grazie alla necromanzia da Qyburn, che ora prende il nome di Robert Strong ed è entrato ora al servizio della regina. Come sappiamo, Arya nella sua lista ha proprio la montagna e Arya è anche è l'unico personaggio che effettivamente si incontra e si rincontra con la montagna. Quindi probabilmente potrebbe essere che magari ci sarà uno scontro tra i due a un certo punto. Quindi io penso che per Arya la figura del gigante, oltre che Braavos, perché ricordiamo che a Braavos c'è questo gigante all'entrata di Braavos, come a Rodi, come si dice che era il colosso di Rodi, uguale, c'è cioè il colosso di Braavos. Quindi o potrebbe essere un indizio sul suo andare a Braavos e fare poi quello che appunto sta facendo in questo momento, oppure legarla proprio alla montagna. Nel caso di Sansa, invece, il colosso di Braavos è collegato a Dito Corto. Dito Corto, la famiglia di Dito Corto viene proprio da Braavos e mi pare che una volta, se non dico una cacchiata, anche il loro sigillo aveva qualcosa a che fare con il colosso di Braavos. Secondo me, la figura del gigante, quanto riguarda Sansa, è proprio Dito Corto. Infatti, sappiamo quanto Sansa ci avrà a che fare con questo tizio, questo stalker incredibile, mastermind, che quello che voleva era creare una guerra per uccidere il marito della donna che amava e prendersi la donna che amava, ma non avendo la donna che amava, allora si mette con la figlia uguale alla donna che amava. Ma tutto bene, caro. Detto ciò, Bran si sposta ad Essos, quindi va oltre il mare stretto e va alle Frisiti, dove poi vede anche Baes Dothrak. Sappiamo infatti, poi scopriremo insomma, che questo è il viaggio di Daenerys in questo libro qui, quindi dalle Frisiti a Baes Dothrak, quindi vede questo. Poi dopo vede ancora oltre, verso il mare di Giada, il Jade Sea, e vede Ashai delle Ombre, dove draghi praticamente stavano sotto il sole. Quindi ad Ashai delle Ombre lui vede i draghi. Una cosa che mi ha fatto molto pensare, perché ad Ashai vede i draghi? Cioè, nel senso, Daenerys è tra i Dothraki, abbiamo visto, e non arriva ad Ashai. Quindi mi ha fatto molto riflettere il fatto che i draghi non li ha messi Martin insieme a Daenerys, come che ne so, poteva mettere le ombre a forma di drago che volano sopra a Baes Dothrak, che ne so, che metti questa cosa un po' così. No, no, lui li sposta proprio da lei e li porta ad Ashai delle Ombre. Io credo fondamentalmente tanto che Ashai delle Ombre sia, cioè sappiamo che Ashai delle Ombre è
il posto da dove vengono i draghi, cioè si dice una delle tante teorie è questa, sono d'accordo con questa teoria, ma anche io penso che Ashai delle Ombre e la loro magia abbia aiutato i Valiriani effettivamente a mettere sotto il loro controllo i draghi. Quindi ancora una cosa che dobbiamo ancora scoprire perché non si sa come questi Valiriani abbiano effettivamente addomesticato dei draghi, ma secondo me c'è una sorta di magia sotto che sicuramente dovrà ancora essere scoperta. Dopodiché, da Ashai, ritorniamo a nord. Ritorniamo a nord dove Bran vede la barriera che sta appunto brillando, che è bella di cristallo blu, incredibile. Vede suo fratello John che sta dormendo in un letto freddo e la sua pelle sta diventando sempre più pallida e dura. E dice come se le memorie di tutto il calore si fosse allontanato da lui. Ora, questa cosa qui, secondo me, presagisce la morte di John, che avverrà appunto nel quinto libro. Infatti, il quinto libro si conclude con la morte di John dopo l'attacco di quattro guardiani della notte, non 40, non è Giulio Cesare. E però la cosa interessante è che molto probabilmente John ritornerà in vita, che sicuro è quello che praticheranno su John, cioè sacrificare qualcosa per riavere qualcosa indietro. Ciao ragazzi, torno sfranta dall'editing, come potete vedere. Allora, registro perché mi ha registrato questo pezzo. Allora, adesso io vi faccio vedere un pezzo di un'intervista di George Martin dove parla della sua visione dei personaggi che muoiono e ritornano in vita nella sua storia. La trovo importante perché ci dà, secondo me, molti indizi su come John potrà tornare in vita. Adesso lo guardate e poi ci vediamo dopo. Once again, always felt that Gandalf should have stayed dead. I mean, that was such an incredible sequence in Fellowship of the Ring when he faces the Balrog on the bridge of Khazad-dûm, and he falls into the gulf, and you know his last words are "Fly, you fools!" And what power that had! How that grabbed me! And then he comes back as Gandalf the White, and if anything, he's like sort of improved. But I never liked Gandalf the White as much as Gandalf the Grey, and I never liked him coming back. I think it would have been a even stronger story if Tolkien had left him dead. My characters who come back from death are the worse for wear. In some ways, they're not even the same characters anymore. The body may be moving, but some aspect of the spirit is changed or transformed, and they've lost something. Dice che essere riportati in vita in questo modo, come succede a John, come succede a Lady Stoneheart, come succede a Beric Dondarrion, ti riporta in vita, ma non ti riporta in vita come tu eri prima. Quindi questa cosa qui è molto interessante che Bran vede già esteso su un letto freddo e che sta diventando duro e che tutto il calore che una volta lo animava ora sta svanendo. Quindi io penso che sia una predizione di questa faccenda qui. Ma non ci spostiamo dal nord perché va oltre la barriera Bran, quindi passa la barriera, va oltre, arriva fino tipo alla fine del mondo, ne parla così. E poi dice dietro, behind the curtain, come se ci fosse una sorta di velo. Infatti magari ditemi come l'hanno tradotta questa parte qui, quando dice che sta andando a nord, perché qui letteralmente dice al nord, cioè ha guardato nel nord, nel nord, nel nord, il velo di luce alla fine del mondo. E poi dietro a questo velo di luce. Quindi ditemi come l'hanno tradotto questo pezzo qui, perché a me viene velo, però non so se magari l'hanno tradotto in un altro modo. E dice: He looked deep into the heart of winter, and then he cried out, afraid, and the heat of his tears burned into his cheeks. Now you know, the crow whispered as he sat on his shoulder. Now you know why you must live. Why? Bran said, not understanding. Falling, falling, because winter is coming. Quindi dice, quando appunto ha passato questo velo e ha guardato proprio nel cuore dell'inverno, praticamente faceva così freddo che le lacrime che aveva Bran, praticamente è come se lo stavano ustionando, no? È perché è quell'effetto che ti fa quando hai proprio che hai freddo, no? Che appena tocchi qualcosa di caldo ti ustiona. Questa cosa sta succedendo, quindi sta facendo molto molto freddo. Il corvo gli dice: Ora sai perché devi sopravvivere. E Bran risponde: Perché? E il corvo dice: Perché
L'inverno sta arrivando. Solo ora Bran si accorge che questo corvo ha tre occhi. E sarà praticamente questa l'unica volta che Bran vede questo corvo con tre occhi. Cioè, mentre nella serie l'hanno fatto che lui ha queste visioni di sto corvo continue, che lo chiama, che lo chiama. In realtà non è così. E anzi, stai dando un potere a Bran che non ha. Che Bran di visione avrà solo questa. Bran non fa visioni. Questa qui è molto particolare, non è neanche un sogno verde. E poi sicuro non è così lungo e non devi stare in coma per avere il sogno verde. Quindi questo è molto particolare. Perché molto probabilmente è il momento in cui i suoi poteri si sono accesi, effettivamente. Ma Bran non è un Green Seer, cioè è un Green Seer perché è uno shapeshifter, ma non ha i sogni verdi. Infatti, questo è l'unico sogno che Bran fa. Dopodiché, la magia di Bran si fermerà solo ed esclusivamente ad entrare dentro estate, quindi a fare, a fare il metamorfo, ma non avrà più le visioni, né vedrà più questo maledetto corvo con tre occhi. Ci dice anche Bran: The third eye was full of a terrible knowledge. Quindi dice, il terzo occhio era pieno di una terribile conoscenza. Ora, io sono assolutamente convinta che il cattivo della serie sia Bloodraven, che sia proprio tipo un puppeteer, una specie di Sauron misto a Saruman, per farvi capire. E questa cosa qui, che la conoscenza che ha questo corvo è terrible, cioè le parole vanno viste bene. Perché se fosse una cosa positiva, se questo potere fosse una cosa positiva, sicuro non me lo descrivi come terrible. Invece questa terrible knowledge ti mette ansia, infatti è comunque un capitolo che adesso vedremo di ansia, adesso sale, perché there was nothing below him now, but snow and cold and death, a frozen wasteland where jet blue white spires of ice waited to embrace him. They flew up at him like spears. He saw the bones of a thousand other dreamers impaled upon their points. He was desperately afraid. Allora, lui sta volando, no? E a un certo punto vede queste spears, sono delle lance di ghiaccio che si allungano praticamente per andare a colpire lui. E lui dice che impalati su queste spears, su queste lance, ci sono dei cadaveri di altri sognatori morti. E quindi ovviamente si spaventa. Questa cosa qui cosa mi fa pensare? Che praticamente, che Bloodraven in realtà li va a cercare questi sognatori, e che secondo me il motivo per cui lui vive tanto è per il fatto che probabilmente lui si ciba di questi sognatori. Il Khorne famoso di prima che dicevo. Lui probabilmente si ciba di questi sognatori, della loro linfa vitale, che avrebbe anche senso perché lui è incastrato in un albero adesso, quindi in realtà avrebbe molto senso che prende, risucchia la vita da dei sognatori, che probabilmente però prima devono sbloccare i loro poteri. E quindi da un sogno che parte praticamente come una sorta di liberazione per i poteri di Bran, arriviamo altri sognatori come lui che sono morti. Quindi non si mette bene, ma la cosa si mette ancora peggio, perché a questo punto Bran è spaventato, dicevano, però si fa coraggio con le parole che aveva detto suo padre, perché lui dice, si dice da solo, un uomo può essere coraggioso se ha paura? E sente la voce di suo padre che dice: quello è l'unico momento in cui un uomo può essere coraggioso. Il corvo a questo punto gli ridice: fly or die, quindi vivi o muori, decidi adesso quello che devi fare. Sentiva Bran che la morte era sempre più vicina, ma a questo punto lui ha aperto le sue braccia e ha volato. Quindi praticamente appunto si è rialzato da questa caduta che stava facendo verso queste spears, queste lance. Wings unseen, drank the wind and filled and pulled him upward. Quindi dice, lui ha solo aperto le braccia, non ha le ali effettivamente, infatti come diceva il corvo non è che devi avere le ali, ma comunque si alza, quindi il vento viene appunto come se le avesse, lo riporta su e dice che la sensazione era bellissima, dice la sensazione era stupenda, era ancora più bello che arrampicarsi, e detto da Bran è tutto praticamente, quindi appunto dice era meglio di tutto quello che mai aveva vissuto, mentre guardava il mondo che appunto si allontanava da dove stava lui, perché ovviamente lui ora sta volando.
Che, raga, qua parte la parte inquietante proprio, cioè, io la prima volta che l'ho letta mi è preso un colpo, ma in realtà ogni volta che la leggo mi prende un colpo. Perché a questo punto che succede? I'm flying, he cried out in the light. I've noticed, said the three-eyed crow. It took the air, flapping its wings in his face, slowing him, blinding him. He faltered in the air as its pinions beat against his cheek. Its beak stabbed at him fiercely, and Bran felt a sudden blinding pain in the middle of his forehead, between his eyes. Allora, nel momento in cui Bran vola, si gira verso il corvo e fa: Oh, sto volando, dai! E il corvo gli fa: Ho notato. Al che praticamente gli si avventa in faccia. Io non so se voi avete mai visto un corvo dal vivo, raga. Cioè, io qui a Tokyo. È pieno dei corvi, ma io, cioè, non vi scherzo dei becchi così, cioè, questa è la mia faccia, questa è la mia faccia dei becchi così, cioè, sono delle bestie enormi, tipo altro, cioè, come i gabbiani, solo che hanno questo becco proprio a punta, cioè, io veramente ne ho visto uno dal vivo, qua sulla mia finestra, e io dicevo, ti prego, cioè, io, guarda, sono un'amica tua, non, cioè, non farmi del male, non farmi del male. E c'era una finestra tra me e lui. Invece questo corvo, quindi sta bestia, si avventa sulla faccia di Bran, cioè gli vola in faccia, gli mette le zampine, no? Con i delicati artigli sulle guance, quindi gli perfora praticamente le guance, e comincia a beccarlo in testa. Comincia a beccarlo in testa. Ecco perché vi dico che secondo me Bloodraven deve aspettare che i poteri dei Dreamers vengano sbloccati, perché probabilmente non si può cibare di loro o del loro potere prima del tempo. La caratteristica di Bran è che lui, come dirà poi proprio Bloodraven, è un Greenseer speciale che appunto è destinato a portare l'estate. E quindi io non so qual è il piano di questo tizio. Io suppongo che voglia. Probabilmente, cioè, sono due le strade: o lo vuole corrompere con il darkness, con l'oscurità, un discorso anche che gli fa a un certo punto, oppure vuole sbloccargli i poteri come ha fatto in questo caso qui, e poi dopo attaccarlo e prendergli il corpo, prendergli i poteri, prendergli il titolo, quello che volete. Però secondo me, appunto, è tutto un gioco di io devo sbloccarti i poteri perché serve che vengano sbloccati per qualche motivo. Perché ricordiamo che di Bran, noi dei poteri di Bran ora non sappiamo ancora assolutamente niente. Cioè, nel libro ancora ora lo scopriremo in Winds of Winter sicuramente. Sappiamo che sono risolutivi, ma non sappiamo effettivamente la magia com'è. I prefer, as a reader, I prefer low magic fantasies to, high magic fantasies, and always have. So when I began this and I'm writing it, I said, well, to what extent do I want to have any magic? La magia di George Martin è una magia molto particolare. George Martin infatti dice anche che quando si va a scrivere un fantasy bisogna stare attenti con l'uso della magia, perché per lui molti fantasy sono troppo incentrati sulla magia, cioè la magia è troppo prominente, cioè se è troppa toglie la veridicità. E George Martin è molto comunque concentrato sul rendere tutto molto veritiero, molto realistico. È uno dei motivi per cui, come ho detto già in altri video, questa saga piace tanto, perché non è un fantasy normale, cioè è più avvicinabile anche a chi i fantasy non li legge. C'era anche qualcuno, infatti, che mi aveva detto che anche loro non gli piacciono i fantasy perché sono troppo lontani, magari da appunto magari un altro mondo con troppa magia. E invece nel caso di A Song of Ice and Fire è diverso. Ed è vero, ma George Martin per primo dice che lui è troppo realista nella sua mente per riuscire a entrare nell'iperuranio, che magari invece è lo stile di altri scrittori. A me personalmente questo approccio piace. Quindi, da questa visione che Martin ha, la magia di Bran può essere molto interessante. Molto probabilmente io credo sia più legato alla natura. Tipo, infatti, sappiamo che Bran il costruttore ha tirato su la barriera. Non sappiamo come, ma l'ha tirata su lui. Quindi probabilmente sarà più una cosa elementale. Una cosa che sicuramente, più che impararla con Bloodraven, molto probabilmente Bran io credo che la imparerà con i figli della foresta. Quindi ecco, io penso che qui abbiamo un foreshadowing delle vere intenzioni di Bloodraven. A questo punto Bran sente che questo corvo, tipo c'è cioè questo corvo dal beccarlo, si alza su, si alza su e comincia, scusate, rido perché, già fa, perché fa ridere il prossimo pezzo, si alza su, apre il becco e esce uno strillo incredibile, uno strillo strano.
E piano piano Bran si rende conto che comincia a vedere, cioè che questo corvo sparisce e che al posto di questo corvo compare la faccia di una donna che sta urlando. Che sta urlando. Lui la guarda e dice: lui si rende conto che questa persona lui l'ha già vista. Ci mette un attimo a capire, dice: però no, ho capito, e ho capito perché io mi sa che t'ho vista a Grande Inverno, pensa. E infatti si rende conto che si trova a Grande Inverno dentro una camera che non è la sua, che è dentro una torre che dice si era un po' fredda, no? Così. Guarda questa tizia che continua a urlare. A un certo punto questa si gira, corre giù per le scale urlando: si è svegliato, si è svegliato! E Bran tipo, boh, vabbè, cioè un po' rimbambito, no? Perché non sta capendo che cosa sta succedendo. Si sentiva anche un po' stordito, no? Quindi c'è cioè, un attimo così. Qui la cosa che mi fa male al cuore è che dice: "He tried to get out of bed, but nothing happened." Quindi, cioè, sta cosa è bruttissima perché cioè, lui prova ad alzarsi, però non riesce perché le sue gambe ormai non si muovono più, quindi questo dettaglio qui mi ha distrutto l'anima proprio. Lui ancora non se ne è reso conto, però lui ormai non camminerà mai più. Qui, raga, qui c'è il pezzo che io non capisco. Allora, cioè, lo capisco nel libro, ma non capisco nella serie. Cioè, tutta sta roba non capisco nella serie, ma ci arrivo dopo. Allora, "and then there was movement beside the bed, and something landed lightly on his legs. He felt nothing. A pair of yellow eyes looked into his own, shining like the sun. The window was open and it was cold in the room. But the warmth came off the wolf and enfolded him like a hot bath. His pup, Bran realized. Or was it? He was so big now. He reached out to pet him, his hand trembling like a leaf. When his brother Rob burst in the room, breathless from his dash up the tower steps, the direwolf was licking Bran's face. Bran looked up calmly. His name is Summer, he said. Allora, praticamente che succede? Che mentre questa ha sclerato, è uscita, ha chiamato tutti quanti che Brandon Stark si è svegliato, sente un movimento Bran vicino al letto. E qualcosa salta sul letto, gli salta sulle gambe. Lui se ne accorge perché lo vede, perché se no dice io non ho sentito niente. Cioè, sentirà magari, probabilmente ha sentito che la coperta tipo addosso gli si è attirata, ma lui non sente niente sulle gambe. Un altro indizio del fatto che appunto non potrà più camminare. E dice un paio di occhi gialli, come, cioè dorati come il sole, lo stavano guardando. E qui, raga, è bellissimo perché lui dice: per quanto faceva freddo nella torre, per quanto la finestra era aperta, quindi lui effettivamente sentiva freddo, il calore irradiato dal lupo che aveva davanti era così forte che proprio lo stava riscaldando, come se fosse appena entrato dentro a un bagno caldo. E in quel momento lì lui si rende conto, dice che questo è il suo di Metalupo, però dice: ma lo è perché è diventato grande, cioè non è più piccolo. Al che continua a guardarsi con questo lupo, arriva Rob salendo sulle scale e quando Rob entra, Bran si è messo a sedere, il lupo gli sta leccando la guancia, Bran guarda Rob in modo calmo e dice: il nome del mio metalupo è Estate. Cioè, raga, brividi, cioè, brividi, proprio brividi, cioè, qui proprio già c'è questo dettaglio della stanza fredda. Estate, Metalupo di Bran, che irradia questo calore, è proprio una metafora di quello che farà Bran, cioè portare e riportare l'estate eterna. E infatti, alla fine di questo capitolo, finalmente Bran dà il nome al suo Metalupo, calmo, come se non si fosse mo svegliato, come se andasse tutto bene, annuncia a tutti: il nome del mio Metalupo è Estate. Raga, io non riesco a capire come questo capitolo qui sia stato trasformato semplicemente in Bran che apre gli occhi. Cioè, io sono indignata a questo punto. Questo qui non è solo un errore, cioè, questa cosa è terribile. Ma come fai a cancellare un capitolo di questa portata dove tu stai parlando proprio di uno dei temi centrali del personaggio di Bran? Allora, mi togli nel primo capitolo la parte quella della leadership che il padre gli insegna ad essere un leader. Il secondo, mi togli tutto il discorso che lui fa sul fatto di quanto si sente unito a Grande Inverno e che lui è il Lord di Grande Inverno come Rob non lo sarebbe mai stato, cheat. E qui mi togli la parte magica. Non solo la parte magica, poi mi metti, cioè, sti corvi a caso per il tutto il resto della serie, quando non servono a un cazzo. Cioè, Bran non è
Il corvo con tre occhi, Bran, è colui che riporterà l'estate eterna. E un'altra cosa che è veramente aberrante, proprio una scrittura becera, ve lo posso dire, è che il metalupo di Bran, tu non sai come si chiama fino alla seconda serie, raga. Fino alla seconda serie. Cioè, un pezzo così importante, l'unico metalupo che c'ha praticamente un capitolo su come viene chiamato, non si sa come cazzo si chiama fino alla seconda serie. Ma se può scrivere in questo modo qui, ma tu come puoi capire, Bran, che viaggio deve fare? Cioè, tu non me l'hai snaturalizzato, tu me l'hai proprio distrutto. E aspettate che arrivo a fare il perché odio De Bran, perché lì veramente mi diverto, oltre che probabilmente arrivare coi capelli bianchi alla fine del video. Perché veramente, cioè, io la trovo una cosa assurda. Assurdo come tu, un capitolo intero lo cambi mettendo soltanto che muore Lady e lui si sveglia come se il suo risveglio fosse dato dalla morte di Lady. Ma non ha senso, non c'entra niente. È semplicemente che nel libro, nel capitolo precedente, muore Lady e ora si sveglia lui. Raga, io veramente sto fuori di testa su sta cosa, perché quando io sento che mi dicono che le prime serie hanno seguito il libro, no, no, raga, no, perché guardate il caso di Bran, ma non è l'unico, raga, abbiamo portato anche Stannis sul perché odio Stannis, abbiamo visto che Stannis non l'abbiamo mai visto, abbiamo portato Rally, abbiamo visto che anche Rally non l'abbiamo mai visto, abbiamo portato Loras, abbiamo visto che neanche Loras abbiamo mai visto, stavo facendo delle ricerche su altri personaggi, oh, guardate un po', neanche loro abbiamo mai visto, raga, cioè nel senso non è che è geniale la serie, è geniale l'idea che ha avuto George Martin di creare questo mondo incredibile dove ci sono alcuni scene iconiche, scene geniali che loro hanno preso, buttato dentro la serie senza una contestualizzazione, che sono fighe, ma perché l'idea di base è figa, non perché la loro scrittura è figa. Quindi io, questo qui è uno degli esempi lampanti. Bran è uno dei personaggi principali di A Song of Ice and Fire. I've added POVs, perhaps more than I thought. I determined early on that that first chapter that I wrote all the way back in 1991 was a Bran chapter. And like I said, that chapter almost wrote itself. In some ways, a couple of the most crucial decisions I made about the books that have determined the thing happened immediately after the completion of that chapter. And one of them was, okay, is this a book in which Bran is the hero? Do I now write another chapter from Bran's point of view and a third chapter from Bran's point of view? Is this Bran's book? Or will I use multiple viewpoints? And obviously, the next chapter was from Catelyn's viewpoint, so I decided to use multiple viewpoints. Che è stato creato è il primo capitolo che è stato scritto, capitolo che anche George Martin ha detto si è scritto da solo. E io all'inizio ho dovuto decidere se scrivere tutto dal punto di vista di Bran o cambiare e vedere anche altri personaggi. Raga, Bran è centrale. È così, loro questa cosa qui o non l'hanno capita o non l'hanno voluta capire, ma l'hanno sminchiato. E alla fine io veramente mi dà un fastidio cane quando vedo i memini su Bran che è inutile, perché Bran non è inutile manco per niente. E per favore leggete il libro, perché Bran è un personaggio veramente molto bello, che rappresenta una minoranza che non viene mai rappresentata. Raga, ma quanto è figo che il personaggio che riporterà l'estate, cioè l'eroe della storia, è un personaggio disabile. Ma chi mai l'ha fatto? E poi, raga, non c'è, cioè, Bran è un personaggio fortissimo, di indole, di spirito, è fortissimo, non si arrende mai. Lui non è come nella serie che gli fanno dire: ah no, io ormai cioè, sono disabile, non posso più combattere. No, no, Bran si attacca con le unghie e con i denti per cercare un modo per aiutare il suo popolo, il suo paese, la sua famiglia. Lui si sta proprio attaccando, lui cerca altri modi, cerca modi, armi, cerca di trovare altri modi, studiando. Lui va a cercare il corvo con tre occhi solo perché vuole tornare a casa, riprendersi casa sua, è una promessa che fa alla fine del secondo libro, riprendersi casa sua e salvare tutti quanti. E l'unico modo che lui ha, dice, siccome tutti mi stanno dicendo che io non potrò combattere, ecco la magia. E io quindi la magia vado a cercare. Questo è Bran. E tu non me lo puoi trasformare in un personaggio che viene trascinato dagli eventi, dove della sua storia non si capisce un cazzo e dove, peggio di tutto, alla fine dei giochi non ha fatto veramente un cazzo. Cioè, io capisco perché la gente è incazzata che lui diventa re. Ma io pure non ci pensavo, guardate, pensate che io pensavo che Bran l'avrebbero ucciso.
L'avrebbero ucciso. Pensavo che tutta la leggenda del contratto che prevedeva che il personaggio che poi si sedeva, che faceva il re, rimaneva a fare il re, cioè non veniva ucciso e rimaneva a fare il re, fosse una leggenda, ma quando ho visto che Bran diventa re a cazzo di cane, ho capito che è vero. Quindi sicuro Bran diventa re alla fine di tutta sta faccenda. È Bran l'eroe, questo è. Cioè la sua storyline è anche abbastanza chiara perché la sua storyline è divisa dalle altre. Motivo per cui a tanti magari non piace perché non è molto inserito negli altri, nel contesto degli altri effettivamente. Lui viaggia molto da solo. Un po' come Daenerys, un po' come Jon. Ora io per esempio con Daenerys faccio più fatica, ma perché a me il setting di Essos non mi piace molto, ma è a gusto, no? Perché però capisco il motivo per cui dici è un personaggio che non si giostra nei casini di tutti gli altri, quindi magari mi risulta un po' difficile, cioè lo trovo magari un po' più pesante, ci sta. Però dall'altro lato, come Daenerys, come Jon, anche Bran, che è univoco su una linea che ha pochi capitoli poi, ti spiega perfettamente i suoi passaggi. Lui non è unito a nient'altro che non sia Grande Inverno e la Lunga Notte. Cioè, capito? È assurda questa cosa qui. Cioè, come fai a cambiarla? Come fai a cambiarla? Cioè, io so oltre l'arrabbiatura, veramente. Cioè, non, è ancora di più dell'arrabbiatura. Oggi è un capitolo un pochino, è stato un capitolo un pochino più piccolo. Ho deciso appunto di raccontargli un po' di più e di focalizzarmi insomma sulle parti scritte che appunto reputo molto 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 importanti, magari per fluire un po' meglio nella conversazione. Fatemi sapere se vi piace di più questo modo di raccontare dove appunto racconto proprio il capitolo o se preferite come facevo prima che proprio leggevo tutto il capitolo e ve lo traduco. Fatemi sapere quello che preferite, lo sto un po' sperimentando così per vedere come ci piace un po' di più. Critica, consiglio è assolutamente ben accetto, quindi non mancate, scrivete. Io per oggi ho finito il mio sproloquio. Penso si veda l'amore che ho per il personaggio di Bran, che è veramente un personaggio che cioè, io amo proprio, cioè è proprio il mio personaggio preferito della saga. Quindi fatemi sapere il vostro pensiero su questo capitolo, cioè questo capitolo. Se non lo conoscevate, che avete visto solo la serie, fatemi sapere quello che pensate, insomma, di scoprire questa parte di Bran. Se invece avete letto i libri e avete anche voi la vostra teoria, raga, mettete giù, parliamone, perché penso che capitoli come questo qui proprio ci spingano a parlare delle teorie che abbiamo. Quindi io ho detto ciò, mi levo dalle balle, come al solito è stato un piacere. Se volete appunto seguitemi su Instagram, seguitemi anche insomma qui sul canale, lasciatemi un mi piace, che oh, siamo quasi a 500, cioè nel senso siamo a 400, speriamo di arrivare a 500 presto, mi auguro. Quindi io niente, mi mando un bacione, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di A Game of Talks. Ciao!